Questo protocollo oggi segnala una strategica alleanza. È qualcosa che va oltre il tema dell'accoglienza. Lo ha detto oggi il ministro degli interni Marco Minniti a Napoli, in occasione della sigla di un protocollo d'intesa città-rifugio tra il ministro degli interni e i 265 sindaci della Campania, il 70% del territorio, per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Questo protocollo oggi segnala una strategica alleanza. È qualcosa che va di oltre anche il tema pur importante dell'accoglienza diffusa di cui vi ho parlato. C'è un altro progetto nella mia testa. C'è un altro progetto che vorrei trasmettervi. E cioè l'idea che un paese così complesso, per essere governato con equilibrio, rafforzando i principi di solidarietà, di forza, di una democrazia, deve fondarsi su un principio di fortissima cooperazione. I sindaci campani raccontano la loro esperienza e ognuno fotografa in maniera diversa la situazione dei migranti nelle loro aree. Ascoltiamo il sindaco Luigi De Magistris. È un protocollo molto importante al quale la città di Napoli ha dato un grande contributo su alcuni punti su cui tenevamo tantissimo. Il primo è il superamento dei centri di accoglienza straordinari, quindi mai più risorse pubbliche per allocare delle persone in dei depositi e poi dimenticarsene, invece sì ai progetti di integrazione, di solidarietà e di costruire comunità in cui persone differenti che vengono da esperienze diverse e da mondi diversi convivono gli stessi diritti e gli stessi doveri e quindi lavori socialmente utili. E poi un altro aspetto che nell'articolo che riguarda la città di Napoli, perché noi abbiamo una parte peculiare in questo protocollo come città di Napoli, è quello di risorse pubbliche destinate ad immobili abbandonati da ristrutturare per l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è per i napoletani, è per gli italiani ovviamente, per i rifugiati, per chiunque abbia bisogno. Insomma, con il contributo della città di Napoli si pone fine a qualsiasi rischio di conflitto tra sofferenze e quindi una città in cui anche gli stranieri contribuiscono alla sicurezza, quindi tutti con gli stessi diritti e con gli stessi doveri, un passo in avanti, e il progetto Napoli Città Rifugio trova rifugio in questo protocollo. Quindi diciamo, da parte nostra siamo soddisfatti, vedere anche tanti sindaci coinvolti. Noi abbiamo fatto sempre la nostra parte e adesso siamo protagonisti di un modello diverso, e da Napoli parte il superamento dei centri di accoglienza straordinari e di questo siamo molto soddisfatti, perché Napoli è culla del diritto e quindi quando si parla di accoglienza non è solo etica, morale, umanità, ma significa anche diritti, significa economia, significa costruire comunità diverse rispetto a quelle di adesso.